Anche io voglio portare un ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale perché credo sia stato fatto un buon lavoro, la maggioranza ha lavorato in modo compatto, c'è stato un grande lavoro istruttorio, ma anche l'opposizione ha portato un contributo significativo su una materia molto delicata. Quindi un ringraziamento perché in questo modo si lavora bene per la città. E si ha un rispetto reciproco gli uni degli altri. Io aggiungo solo questo, ma proprio in un minuto, i tre obiettivi che ci siamo dati. Uno in assoluta controtendenza rispetto alle altre grandi aree urbane del nostro paese, molto più forti economicamente di noi, molto più supportate politicamente e finanziariamente, che hanno anche goduto di leggi speciali e che hanno privatizzato. In alcune zone, l'avete ricordato voi, l'ha ricordato il presidente Simeone, ci sono stati anche fallimenti, privatizzazioni. Noi abbiamo fatto una cosa anche più coraggiosa di quelle prime linee che ci eravamo date con la prima sindacatura. Perché nella prima sindacatura si era anche opzionato l'eventualità che una parte dell'azienda la mettessimo sul mercato. Invece noi oggi facciamo una scelta che è difficile, è tutta una sfida. C'è azienda del trasporto pubblico della città tutta pubblica e poi col contributo anche dell'opposizione durante la dialettica di questa giornata si sono tracciate anche le linee senza imbrigliare necessariamente con una formula giuridica affinché si possa andare a una grande azienda pubblica metropolitana. E qui si apre un'altra sfida importante soprattutto con la regione Campania. Secondo obiettivo, la tutela del posto di lavoro delle donne e degli uomini di ANM che voglio ringraziare perché hanno vissuto in questi mesi, in questi anni, momenti difficili. Alcuni di loro hanno subito aggressioni e ovviamente un ringraziamento anche agli utenti per la pazienza. Però noi in questo modo diamo le linee di indirizzo politico all'azienda perché vengano salvaguardate non solo il posto di lavoro, ma tutti i diritti maturati dei lavoratori e delle lavoratrici. Terzo punto, che è la sfida più grande, lo dico da sindaco ma anche da cittadino. E qui il compito non è solo nostro, amministrazione comunale e consiglio comunale, ma dell'azienda, il miglioramento della qualità del servizio. Ecco, noi oggi con mille difficoltà, in un momento difficile, perché noi adesso chiudiamo questa seduta e un minuto dopo approveremo in giunta il bilancio, che poi sottoporremo a un'altra fatica che faremo da qui a qualche giorno. Il momento storico è complicato. Avrei tante cose da dire, ma mi fermo qui perché la discussione è stata lunga, siamo tutti stanchi e noi dobbiamo ancora discutere un pochino per chiudere nei prossimi minuti il bilancio, però mi sento di dire che abbiamo una sfida che io vorrei fare insieme al Consiglio Comunale. Quindi, tenendo conto anche delle indicazioni che sono venute alle opposizioni, credo che un lavoro importante lo dobbiate fare in commissione e dobbiamo lavorare a stretto contatto con l'azienda, non solo il management, ma anche ascoltando molto i lavoratori e i sindacati. Perché quando la sfida è così alta, il sindaco da solo non la potrà vincere, come non la può vincere un sindacato o un partito politico. Su questa sfida, e mi è parso di cogliere anche nel chi ha votato contro un'indicazione di sostegno all'azione amministrativa e politica, pur nelle divergenze, nella dialettica, che dovremmo fare, insomma, io credo che oggi è un giorno importante per la città, perché è l'unica città d'Italia che ha un'azienda 100% pubblica, con tutte le sue difficoltà, ma con la voglia che contraddistingue il popolo napoletano di accettare sfide importanti. Grazie.